Gara potrebbe essere la gara di Girardelli, la sua classe ovviamente non è minimamente in discussione. Eccolo qui all'entrata del Minch Kante, molto bene, molto bene, è stato molto deciso qua, un'ottima linea per arrivare nella stradina, è stato molto bene, adesso bisogna vedere come ha sciato in quella parte centrale. Sia veramente in maniera superba Girardelli. No, poi vedete che cerca quasi di abbassarsi, di sedersi in uscita di curva per cercare, tra virgolette, una eventuale accelerazione. Anche qui guardate come ha tirato questa curva a destra, molto bene Mark, una cosa in grandissima forma. E a me sembra anche molto veloce, vediamo l'intermedio, potrebbe essere il migliore. E lo è infatti, 7 centesimi, meglio di tutti. Vediamo questo tratto finale dove Mo invece ha perso parecchio. 1.18.43, aumenta il suo vantaggio Marco Girardelli, che ora va verso la S, che ieri aveva fatto molto bene Paolo. E avete visto però come è attivo, come cerca continuamente l'aderenza al terreno, è un attacco continuo questo di Mark. Anche qui molto molto deciso l'entrata in questa S. Molto bene, la pennellata. Splendido. Ha dovuto chiudere un attimino alla fine di quella curva verso destra, ha sollevato un po' di neve. Splendido, Mark Girardelli al traguardo è primo e se lo merita, ha sciato meglio di tutti, ha sciato in maniera perfetta. Vediamo, Trinkel è 1.29 ed è sesto, vediamo già in questa S, è cambiato molto bene, sì molto liscio, non ha aggredito moltissimo, peccato, paura. Brutta caduta, vediamo, Joe dai alzati. Speriamo non sia successo niente, comunque è stata una brutta... La S finale, ecco, mi dicono che sono in onda, dopo la S finale il salto cede il ginocchio sinistro, si vede benissimo che gli cede il ginocchio sinistro e purtroppo Holzer si è fatto sicuramente più male di Poli, che lo vediamo ora passare sotto le nostre cabine, ripreso anche dalla televisione, e si tratta sicuramente di una lesione...